Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oggi continueremo il nostro percorso di studio sui romani. Più precisamente andremo a vedere sulla cartina la loro espansione. Cosa deduciamo guardandola? Tutta questa zona verde nel territorio conquistato dai romani. Hanno conquistato anche l'Asia. Ma guarda, hanno invaso persino la Gran Bretagna. Sono arrivati in Mesopotamia e anche in Grecia, un popolo molto famoso che abbiamo appena finito di studiare. Accidenti, guarda, hanno conquistato tutta l'Europa e un pezzo dell'Africa del Nord. Dominavano persino la Spagna e la Francia. Ma quanti territori occupavano? Hanno occupato anche la Palestina e l'Egitto. Allora, se avevano occupato una buona parte del mondo allora conosciuto, avranno conquistato anche l'Italia. Quindi saranno stati anche il Piemonte. Ci saranno delle tracce che testimoniano la loro presenza nel Biellese? Certo che ci sono. A questo proposito avevo portato un libro. Questo libro racconta le origini di Bella. Queste due pagine sono da studiare perché domani vi interrogherò. Andate pure a sedervi. Come sarebbe bello se questa lanterna fosse magica? Farei apparire dei romani, così mi spiegherebbero loro la lezione. Eviterei di studiarmela io. Chi sono questi? Ma da dove vengono? Saranno dei fantasmi. Dove ci troviamo? Ma chi sono? Vi trovate nella classe quinta A della scuola primaria Collodi, nell'anno 2015. 2015? La scuola! No, una scuola dove i bambini imparano a leggere e a scrivere, socializzano. Imparano anche l'inglese, una lingua straniera. I nostri antenati parlavano il leponzio, ma noi abbiamo studiato il latino. Ma allora voi chi siete? Mi chiamo Niger Farsuleius, Niger perché aveva i capelli scuri come la notte. Era un uomo molto importante, vissuto all'epoca dell'imperatore Claudio. Ciò è dimostrato dalla lapide molto grande e ne sono molto orgoglioso. Ero rispettato da tutti, e non solo dai Farsulei, ma anche dai Cocei e dalla gens Calvesia, Pupa e altre. Pupa? Ma come vivevate voi ai vostri tempi? Nei nostri villaggi si svolgeva una vita da contadini, dediti alla pastorizia, all'agricoltura e all'artigianato. E voi due chi siete? Io sono Marcellina, sono molto legata alla casa e alla mia famiglia. Le mie ceneri sono state messe in un sarcofago di terracotta, dove prima si conteneva l'olio. E la mia dispensa è sempre piena di cereali, frutta e legumi vari. Porto sempre con me il mio fuso per filare la lana e la canapa, che uso per fabbricare il vestiario per me e per la mia famiglia. Era un'ottima cuoca e una donna virtuosa. Io sono Valerius, figlio di Firmo. Sono vissuto 50 anni tra il regno dell'imperatore Flavio e Traiano. Sono molto avvolto, quindi molto orgoglioso di saper scrivere. Alcuni stranieri che sapevano leggere e scrivere l'hanno insegnato a noi. Io sono il figlio di Valerius, chiamato Piccolo Valerius. Ho lasciato la terra a 35 anni, all'epoca di Giulio Flavio. La mia passione era mangiare pane, fichi, nocciole, uva e noci. Nella mia tomba è stata messa una moneta come ricompensa a Caronte per traghettare la mia anima nel regno dei morti. Ma evidentemente se siamo ancora qua non ha funzionato. Ma allora era una moneta tarocca. Cosa vuol dire? Una moneta falsa. Molto probabile. Allora se coglieremo una moneta vera potrete tornare nell'aldilà. Ottima idea, diamoci da fare. Andiamo a coniare la moneta. Le monete. Adesso potete tornare nell'aldilà. Grazie. Grazie. Se ne sono andati. Con tutte le cose che ci hanno insegnato, domani l'interrogazione andrà bene.
Certamente.